Benvenuti nella guida sul Trip Database della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Come prima cosa vedremo cos'è il Trip Database e come accedervi. Questa banca dati offre diverse modalità di ricerca: la ricerca base, avanzata, quella tramite il PICO e la Rapid Review. Quindi analizzeremo come vengono presentati i risultati e come poter accedere al full text. Iniziamo vedendo cos'è il Trip Database. Il Trip Database è un motore di ricerca clinico che permette di accedere velocemente e facilmente alle evidenze di alta qualità. È disponibile all'URL www.tripdatabase.com. TRIP è l'acronimo di Turning Research into Practice. È un metamotore, cioè consulta contemporaneamente più banche dati di letteratura secondaria e primaria, permettendo a chi lo interroga un notevole risparmio di tempo e restituendo risultati specifici. È importante perché contiene le evidenze secondarie, quindi le sinossi evidence-based, le revisioni sistematiche provenienti dalla Cochrane Library o pubblicate su riviste, e le linee guida. Inoltre interroga Medline, ed è per questo che è meglio utilizzare termini mesh per interrogarlo. Infatti TRIP non dispone di un dizionario proprio, ma molte delle banche dati interrogate dal TRIP utilizzano i mesh di PubMed. Oltre alle evidenze secondarie, contiene domande cliniche, articoli da riviste peer review, ebook, immagini, video, informazioni per i pazienti e news. Il TRIP Database è nato nel 1997. E dal 2006 è gratuito. Spesso è disponibile anche il testo completo, come vedremo dopo. È una banca dati utile per tutte le discipline mediche: medicina, infermieristica, ostetricia, fisioterapia, eccetera. Questa banca dati è opportuno che venga consultata all'inizio della ricerca bibliografica per farsi un quadro delle evidenze su un determinato argomento e per reperire linee guida che hanno un elevato livello di raccomandazione nella gerarchia delle prove di efficacia.